Quest'anno l'Italia crescerà con il tasso migliore dal 2010, superato solo tre volte negli anni 2000. Il vento è ancora in poppa, il commercio internazionale tira, l'economia europea nel complesso va bene, la BCE manterrà una politica monetaria molto accomodante ancora a lungo. Potremo tenere allora questo ritmo in futuro, magari eguagliando i partner europei che crescono più velocemente di noi, o ci troveremo presto in affanno e dovremo rallentare se il vento gira? Guardando i numeri, verrebbe da rispondere che non avremo la capacità di tenere questo passo. La produttività media è stagnante dal 2000 e a meno di uno scatto repentino il tasso di crescita potenziale della nostra economia rimane molto basso. Tuttavia, una maggiore crescita della produttività è possibile, non tanto con stimoli temporanei come le espansioni fiscali, comunque utili in momenti di difficoltà, ma con politiche di supporto a investimenti, innovazione, istruzione e formazione, alle realtà che crescono e producono rispetto a quelle che beneficiano di rendite di posizione. Qualche motivo di ottimismo c'è. Domanda estera e incentivi fiscali stanno favorendo anche in Italia l'avvio di un ciclo di espansione degli investimenti strumentali e in tecnologia. Produttività e crescita potenziale non potranno che beneficiarne. Nel 2018, quindi, i venti favorevoli permetteranno di mantenere la crescita del PIL all'1,5%. Prima che perdano forza, è tempo di convogliare tutte le risorse disponibili per aumentare la crescita potenziale.